Siamo arrivati alla 21ª edizione del Premio Socialis con numeri da record, nel senso che abbiamo ottenuto circa in 20 anni circa 1160 tesi di laurea provenienti da tutti gli atenei italiani partecipanti a questa ormai prestigiosa competizione, diciamo così. Il premio riguarda appunto i cambiamenti. Noi siamo in grado in 20 anni di capire attraverso i lavori di questi bravissimi ragazzi e ragazze i cambiamenti che nell'ambito della sostenibilità sono stati fatti in questi anni. Sostenibilità oggi, in vista del 2024, anno in cui anche la normativa europea cambierà e obbligherà circa 6.000 aziende anche in Italia a rendicontare informazioni non finanziarie, vedrà un ulteriore passo avanti, perché naturalmente i temi della sostenibilità sono temi che vengono richiesti dai consumatori. L'impatto che le aziende hanno nei confronti del territorio e dei loro stakeholder è necessario comunicarlo, e comunicarlo bene. Quindi ci sono una serie di elementi che ci inducono a dire, dalla nostra esperienza, che ci sarà un cambio di pagina. Buongiorno, sono lieto di partecipare, anche se solo in video, a questa cerimonia di premiazione organizzata dall'Osservatorio Socialis, che da oltre 20 anni richiama l'attenzione degli studenti sul tema della sostenibilità e della responsabilità sociale d'impresa. Da parte mia posso dire che questa giornata è un'occasione unica di incontro tra le istituzioni, le imprese e i giovani. Mi rivolgo direttamente a voi, studentesse e studenti, quando dico che il percorso della formazione che avete concluso nelle vostre scuole, nei vostri atenei, è un passo importante per definire il ruolo che avrete come ambasciatori della sostenibilità per la vostra e per le future generazioni. Le competenze trasversali nelle aree della responsabilità sociale e della sostenibilità saranno indispensabili nel mondo del lavoro, per lo sviluppo delle imprese e per lo sviluppo del nostro paese. La cultura della sostenibilità è fortemente legata alle nuove professioni, le nuove professioni green, e naturalmente a tutto il futuro. Dall'ultimo censimento fatto dalle osservazioni, dagli osservatori sociali, se gli insegnamenti che gli atenei introducono nell'offerta formativa, emerge che la crescita dei corsi universitari sul tema della sostenibilità è distribuita in sempre più numerosi dipartimenti, oltre 800 in 70 atenei italiani. È il segno della percezione sempre più ampia di quali saranno le competenze, di quali saranno competenze utili al lavoro di domani. È questa la sfida. In un mondo sempre più connesso dobbiamo affrontare non solo le sfide tecnologiche, ma anche le sfide sociali che le nuove traiettorie di sviluppo impongono e al quale dobbiamo stare molto attenti. Su questo fronte l'Italia sta investendo molto nel coinvolgimento dei giovani, sempre più aperti al cambiamento, sempre più aperti all'innovazione e alla volontà di contribuire attivamente alla costruzione del bene comune, delle azioni riguardanti l'ambiente. Lo sviluppo sostenibile non deve essere un'opzione, ma una via obbligata da percorrere con pragmatismo e buon senso, coniugando al meglio le tre sostenibilità a cui il governo lavora: sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale, sostenibilità economica. Come ben saprete, non siamo soli in questa sfida. Insieme all'Europa abbiamo identificato le misure necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo di energia e clima. Il futuro è delle nuove generazioni ed è anche con i loro occhi che i decisori politici devono vedere, tentare di vedere, cercare soluzioni e le strade percorribili per andare incontro con maggiore determinazione e maggiore consapevolezza verso il mondo che verrà. È nostro compito
collaborare in questa direzione al vostro fianco. Auguro quindi a tutti voi un buon lavoro e grazie. E con l'Osservatorio abbiamo fatto un cammino molto importante nella diffusione della cultura, sia della responsabilità sociale d'impresa, che poi è confluita nel mare più largo della sostenibilità. Questo premio che è dato ai giovani e che premia anche l'Osservatorio Socialis con un archivio di più di 1000 tesi arrivati a questo punto, ci dà l'occasione di avere il punto di vista di chi prenderà in carico il futuro del mondo, il futuro della nostra società, il futuro del paese, e di vedere anche sui contenuti che loro sviluppano quali sono gli interessi e di questa generazione nuova che si affaccia, e da parte degli Atenei tutta l'attenzione a prepararli sugli skill più interessanti per sostenere questo nuovo corso. Ecco, qui diciamo buone azioni, sono buone azioni per il bene comune. Ricordiamoci che l'impresa è un bene comune per l'articolo 41 della Costituzione e che tutto quello che noi facciamo sullo sviluppo sostenibile e sulla responsabilità sociale impresa, cioè sul ruolo che le imprese hanno in un contesto che lo Stato gli mette a disposizione per sostenere lo sviluppo sostenibile, scusate il doppio utilizzo della parola, va nel senso appunto del bene comune, va a rinforzare le linee della sostenibilità del sistema sotto il profilo ambientale, sotto il profilo economico, sotto il profilo della coesione sociale. Saeb è ben impegnata sui temi della sostenibilità come elemento centrale della propria strategia di business. Ovviamente questo impegno si declina in diverse filoni di attività e in diversi rapporti con tutti i portatori di interesse, in particolare in questo caso con il mondo dello studio, dell'accademia, dell'università, della ricerca, dell'educazione in generale. Le nostre attività da questo punto di vista sono molteplici e l'impegno nei confronti del Premio Socialis è un momento, diciamo, in cui culmina il supporto che l'azienda dà a quello che è un elemento centrale della nostra strategia, cioè quello dello sviluppo delle competenze e delle risorse umane che entrano o entreranno probabilmente in azienda e dovranno impegnarsi quindi in un business molto complesso, articolato, dove sono richieste capacità, conoscenze e diciamo tutta una serie di skill che poi vengono messi a supporto di questa strategia di sostenibilità. Ecco, i pilastri della nostra strategia sono estremamente articolati. La Saipem gioca un ruolo fondamentale come global player nel settore della transizione energetica e della realizzazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile. Naturalmente questo comporta un impegno su tutti i fronti, sui fronti dell'ambiente, sui fronti degli impatti sociali, sui fronti della governance, e in questo senso il capitale umano è centrale nella nostra strategia. Capitale umano significa non solo l'attenzione alla salute e alla sicurezza delle persone, il rispetto dei diritti umani e del lavoro, ma anche lo sviluppo di tutti quei temi legati alla diversity, all'inclusion, alla cercare di raggiungere le pari opportunità, di colmare tutti i gender gap e ovviamente di sviluppare tutte le competenze professionali e la crescita delle conoscenze che le persone che lavorano con noi in Italia e all'estero, e stiamo parlando di più di 30.000 persone in più di 70 paesi, devono ovviamente, si aspettano di dover realizzare, di dover crescere da questo punto di vista. Quindi diciamo il modello di sviluppo ovviamente è centrato su temi come quello del contrasto al cambiamento climatico, e da questo punto di vista per noi è, diciamo, naturale, dovendo giocare un ruolo nella transizione energetica, quello del controllo della catena di fornitura, quello dell'attenzione a tutta una serie di temi come l'innovazione tecnologica, la cyber security. In tutto questo il capitale umano, le risorse, le persone, come noi preferiamo meglio dire, sono centrali e trasversali a tutte queste tematiche. Il premio che consegno è intitolato, la motivazione è un lavoro che accende un faro sul fenomeno delle comunità energetiche, che mi sembra un tema veramente molto importante, di particolare rilevanza nel dibattito scientifico e accademico mondiale. L'analisi è puntuale e valuta in profondità l'impatto sociale e territoriale e i benefici del coinvolgimento della comunità locale. Questo è un tema che a me sta molto a cuore personalmente anche, tra l'altro. Con la tesi dal titolo Le comunità energetiche come soggetto dell'innovazione sostenibile, il caso della CERS di San Giovanni a Teduccio, relatore il professor Dario Minervini, la giuria premia Maria Grazia Manna, Università degli Studi di Napoli Federico II, corso di laurea magistrale in innovazione sociale. Buongiorno a tutti e grazie, sono onorata di essere qui oggi.
Il lavoro di ricerca appunto ha visto, ha voluto indagare il fenomeno delle comunità energetiche come possibile soggetto dell'innovazione sostenibile attraverso una lente di ingrandimento che era quella dell'innovazione sociale, da cui potevano poi trasparire tutti i fenomeni legati ai processi di sostenibilità. Per MSD sostenere questo progetto significa sostenere i giovani e le future generazioni che vogliamo abbiano un ruolo centrale nel contribuire a questo cambiamento di cui tutti abbiamo bisogno e che auspichiamo. Parliamo di una sfida importante quando parliamo di futuro e di sostenibilità, una sfida che riusciremo a vincere insieme soltanto se ciascuno sarà in grado di fare la propria parte agendo in maniera responsabile. È un impegno che MSD ovviamente si prende da sempre. Ed è un impegno che portiamo avanti seguendo una strategia ESG molto chiara e promuovendo anche una cultura basata sui valori della diversità, dell'equità e dell'inclusione che proviamo in tutti i modi a promuovere sia all'interno che all'esterno della nostra azienda. MSD opera è presente da oltre 130 anni nel mondo e persegue da oltre 130 anni appunto la missione di migliorare e salvare la vita delle persone in tutto il mondo. Questo cerchiamo di farlo appunto operando responsabilmente, seguendo una strategia ESG che ruota attorno a quattro pilastri, a quattro aree di interesse che sono accesso alla salute, persone, sostenibilità ambientale, etica e valori. In queste quattro aree concentriamo i nostri sforzi, in linea ovviamente con quelli che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile e dei quali ovviamente il terzo, quello legato all'assicurare salute e benessere per tutte e per tutte le età, ovviamente rappresenta per noi quello centrale, perché ovviamente più in linea rispetto alla nostra missione e che cerchiamo insomma di raggiungere ovviamente non da soli ma in maniera congiunta insieme ai principali partner del sistema salute. La gestione delle risorse umane è al centro di questo elaborato che attraverso un'approfondita ricerca qualitativa evidenzia i nuovi valori emersi dalla seconda divisione internazionale del lavoro e l'evoluzione delle tematiche legate alla comunicazione e all'ascolto degli stakeholder. Con la tesi dal titolo La sostenibilità della RSI nella nuova divisione internazionale del lavoro, un quadro teorico, relatore professor Amedeo Maizza, la giuria premia Davide Cappello dell'Università del Salento, corso di laurea in Management Digitale. Buongiorno a tutti, la mia tesi di laurea si focalizza soprattutto su un approccio olistico e teorico a quella che è l'interpretazione degli stakeholders, di tutti quei portatori di interesse nei confronti di questo tema. Siamo partiti con il mio relatore dal porci una domanda. Nei casi di studio IBM e Apple, in cui queste aziende hanno installato dei computer e degli apparecchi all'interno di scuole superiori per implementare l'istruzione e la formazione negli atenei, qual è stato l'obiettivo? Qual è il confine, il perimetro di una semplice filantropia strategica e quale invece è una spinta oltre questo confine? Partendo da questa domanda abbiamo poi analizzato l'evoluzione storica e teorica dal fordismo, quindi da un mercato in cui c'era una spinta push, quindi una spinta delle aziende nei confronti dei consumatori di massa, ad un mercato in cui è il consumatore al centro, in cui si ascoltano le richieste di questi. E infatti l'obiettivo della tesi era proprio quello di porre in evidenza come in una società in cui sono le risorse e in cui sono le esigenze dei clienti il centro, il vero nucleo del mercato, come si può arrivare a questo obiettivo. Gruppo CAP, che è il gestore del servizio idrico della città metropolitana di Milano, è da sempre impegnato a sostenere i progetti che fanno crescere le nuove generazioni nella sostenibilità. Lo facciamo con azioni di comunicazione, siamo stati tra i primi soggetti pubblici a lanciare dei podcast che hanno come obiettivo quello di informare i giovani, le giovani generazioni sui grandi temi della sostenibilità che ci riguardano, in particolare l'acqua, e poi collaboriamo attivamente con una numerosa serie di istituti di formazione per far crescere le professioni ambientali della sostenibilità, in cui crediamo molto, e questa occasione ci pare fondamentalmente essere una delle occasioni più importanti, perché contribuisce a premiare le giovani generazioni che si impegnano nella sostenibilità.
Gruppo CAP da tempo, già dal 2019, ha costruito un vero e proprio piano di sostenibilità, cioè una strategia di sostenibilità che si fonda su tre pilastri: sensibili, resilienti e innovatori. Sensibili perché noi gestiamo l'acqua, gestiamo l'acquedotto, quindi un servizio universale che ha a che fare con tutti i cittadini, quindi occorre essere attenti, sensibili alle esigenze dei cittadini. Dobbiamo essere resilienti perché il servizio idrico integrato è molto esposto ai cambiamenti climatici e quindi occorre intraprendere subito interventi di adattamento e di mitigazione, quindi essere resilienti. E poi innovatori, perché il servizio idrico integrato richiede essenzialmente una grande innovazione, nuove tecnologie, investimenti in IT e in cyber security. Quindi l'innovazione non può mancare, così come non può mancare l'investimento in tecnologie quando si parla di autentica sostenibilità. Passiamo al terzo premio, che affronta un tema di grande e cruciale attualità, uno studio di ottima elaborazione che mette a confronto con grande accuratezza la qualità della rendicontazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile presenti nei report di diverse società, costruendo poi un interessante approfondimento delle informazioni raccolte. Con la tesi dal titolo Sviluppo Sostenibile, Agenda 2030, un confronto tra società italiane ed europee, relatrice la professoressa Katia Furlotti, la giuria premia Valentina Masci, Università di Parma, corso di laurea magistrale in amministrazione e direzione aziendale. Buongiorno a tutti. Innanzitutto volevo ringraziare l'organizzazione dell'Osservatorio Socialis per l'opportunità data. All'interno della mia tesi ho voluto fare un'analisi sulla qualità della rendicontazione degli SDGs nei vari report di sostenibilità delle aziende italiane e europee. Ho preso un campione di circa 300 società europee e sono andata a recuperare tutti i vari bilanci e report di sostenibilità e sono andata a vedere se all'interno di esse fosse rendicontato o meno almeno un obiettivo di Agenda 2030. Menzioni speciali di questo premio. Menzione speciale per questa tesi dal titolo Promuovere la transizione all'economia circolare attraverso le buone pratiche, il caso della piattaforma italiana degli attori dell'economia circolare, ICESP. Con questo giudizio la giuria assegna il premio, questa menzione, a Simone Mastroianni. Ecco il giudizio, una ricerca dettagliata che partendo dal diritto ambientale internazionale e passando per le politiche europee e il PNRR, giunge con efficacia a definire nuovi modelli e applicazioni dell'analisi qualitativa sui territori industriali e sulle fasi del ciclo di vita. Il relatore è Maurizio Boccacci Mariani, e l'Università e la Sapienza di Roma, e il corso di laurea Management delle Tecnologie, Innovazione e Sostenibilità, il premiato Simone Mastroianni. Buongiorno a tutti, ringrazio l'Osservatorio Speciale per avermi onorato della menzione del Premio Socialis 2023. L'elaborato è il risultato di un lavoro di ricerca sviluppato in collaborazione con Enea, che gestisce e promuove la piattaforma italiana degli attori di economia circolare ICESP. La piattaforma è stata istituita nel maggio del 2018 e attualmente include oltre 800 esperti provenienti da 290 organizzazioni differenti. La piattaforma conta 219 buone pratiche, ossia delle attività o delle procedure che hanno come finalità quella di migliorare una condizione preesistente fonte di un problema o di un rischio. Le piattaforme di economia circolare svolgono un ruolo chiave per favorire la transizione verso modelli di produzione e consumo maggiormente virtuosi e sostenibili. L'obiettivo della tesi è stato quello di svolgere un'analisi qualitativa sia per settori industriali che per fasi del ciclo di vita, per ottenere e giungere a delle conclusioni sulla matrice di sostenibilità che è stata aggiornata al 2023, è stata anche revisionata ed è stata valutata la completezza delle informazioni che vengono inserite all'interno delle buone pratiche che ogni organizzazione ovviamente mette e pubblica sulla piattaforma. Ha un'altra menzione speciale, un approfondito lavoro di ricerca che si addentra nel diritto amministrativo ambientale
per riscontrare i segnali di un cambio di prospettiva nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, rileggendoli nell'ottica dello sviluppo sostenibile. Con questo giudizio la giuria premia la tesi dal titolo «Tendenze sistemiche e figure sintomatiche di una nuova relazione tra pubblico e privato nel diritto amministrativo ambientale italiano ed europeo». Relatore il professor Emiliano Frediani, Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, Filippo Galli, il premiato. Grazie, buongiorno, ringrazio davvero l'osservatorio per questa straordinaria possibilità di riconoscere anche degli elaborati su un tema così importante e diciamo in una fase di avvio delle attività di ricerca scientifica. Ringrazio chiaramente tutti i partecipanti e gli enti pubblici e privati che hanno voluto fornire il loro patrocinio. Il mio è un lavoro un po' particolare appunto rispetto a ciò di cui si è parlato finora, con un focus teorico generale di diritto amministrativo, e cioè quello che ho proposto, la base della mia ricerca, è stato una ricognizione per trarre delle conclusioni sulle tendenze, le linee evolutive della relazione fra il pubblico potere e quindi l'esercizio amministrativo del pubblico potere e i privati, i cittadini in generale, che si affacciano e che subiscono l'azione del potere pubblico, con particolare riferimento appunto al sistema di diritto amministrativo ambientale, dove sembra riscontrarsi un vero e proprio cambio di paradigma. Cioè questo rapporto fra pubblico e privato è stato, per chi di voi abbia studi giuridici, sempre inteso in termini fortemente autoritativi, impositivi, no? Si è detto suprematori in senso tecnico, mentre è proprio rispetto al bene ambiente, animato da un principio nuovo appunto, che è quello della sostenibilità ambientale, e rispetto all'interesse ambientale, che sembra cambiare totalmente, o comunque si trovano i segnali più forti di un cambio del ruolo del privato, il privato cittadino che assume una posizione che si è detta in dottrina proattiva rispetto all'esercizio del potere, non limitandosi più a subire un procedimento amministrativo o a partecipare in qualche misura alla formazione del procedimento, ma arrivando in alcuni casi particolari a diventare un vero e proprio co-decisore insieme con l'autorità pubblica degli esiti di un procedimento, e quindi in un'ottica costituzionale arrivando anche a riappropriarsi non solo della titolarità ma anche dell'esercizio della sovranità, che appunto per la nostra Costituzione è una sovranità popolare e che si può esprimere anche in un esercizio diretto dell'attività amministrativa. Sono veramente tutti lavori molto interessanti. Chiudiamo questa fase della premiazione con una tesi discussa al Politecnico di Milano nel corso di laurea in progettazione dell'architettura, un saggio critico speciale che indaga dal punto di vista architettonico il caso di una periferia emergente che rinasce come cerniera e simbolo di una nuova prospettiva di riorganizzazione delle città, evidenziando l'importanza della memoria storica del territorio, con la tesi dal titolo Aubervilliers, da rovina contemporanea a periferia nuova, la banlieue parigina come paesaggio in trasformazione. Relatore professor Francesco Curci, la giuria premia con una menzione speciale Francesca Ubiali. Dunque, il caso della periferia di Parigi è stato il cuore di un'indagine volta proprio ad indagare come questo territorio sia andato trasformandosi proprio dal concetto di rovina contemporanea a periferia nuova, nel senso che è andato proprio trasformandosi nella direzione di diventare una nuova emergente centralità rispetto al fulcro di Parigi. E più nello specifico, il caso di Aubervilliers è molto particolare in quanto in un primo momento questo territorio si configura come un territorio agricolo fino alla fine del 1800, nel momento in cui con la rivoluzione industriale questo territorio inizia a cambiare, a mutare, diventando poi nel corso del 1900 essenzialmente un grandissimo polo industriale che raggiunge l'apice della sua anche, diciamo, saturazione del territorio proprio alla metà dello scorso secolo.
Il territorio entra in crisi invece durante gli anni 70, durante il periodo invece della deindustrializzazione, nel momento in cui il settore terziario diviene, diciamo, prevalente e quindi le industrie, diciamo, subiscono una crisi sia, diciamo, produttiva, ma anche tutto l'intero territorio subisce una vera e propria crisi culturale, identitaria, in quanto questo è sempre stato appunto contraddistinto da questa forte identità culturale legata alla produzione e all'industria. E dunque la soluzione che viene proposta per questo territorio è quella di una rigenerazione urbana basata su non tanto un piano regolatore esteso, bensì su dei piccoli interventi di rigenerazione proprio mirata e soprattutto molto critica, in quanto non sempre la soluzione giusta è quella del riuso, non sempre la soluzione giusta è quella della demolizione, e quindi appunto l'obiettivo di questo saggio era quello proprio di dimostrare come, come appunto le nuove città, questa periferia può configurarsi come una nuova città, una nuova anche polarità relativa rispetto a quello che è il centro di Parigi, proprio partendo da quella che è la rigenerazione urbana mirata in questo territorio di attuale dismissione industriale. Grazie della parola.